Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network. Tra poco nel nostro TG ci occuperemo delle strutture private accreditate. L'AIOP boccia il decreto scure e parla di un deficit di 10 milioni di euro soltanto nella città di Cosenza. Poi il braccio di ferro tra il commissario ad acta alla sanità e il governatore Oliverio, che non le manda di certo a dire, e ammonendo la sanità dice la sanità non si appalta. Ancora della vicenda dell'avvocato Franz Caruso, citato nell'ordinanza dell'inchiesta denominata Cherunzia, il penalista convoca la stampa per chiarire i contorni della vicenda. Poi torneremo a parlare della Gamma Oil di Vibo Valentia, che dopo la sentenza è pronta a ripartire. Ancora di viabilità con le interruzioni, i semafori sulla strada statale 107 Silana-Crotonese. Questo e tanto altro, ma subito i nostri titoli. Domani tavolo romano sulla vertenza delle strutture private accreditate. Oggi la riunione dell'AIOP che boccia il decreto scura. Paolini, le solite promesse, il deficit a Cosenza è di 10 milioni di euro. Rapporti sempre più tesi tra Oliverio e Scura, il governatore ammonisce, la sanità non si può appaltare neanche i commissari. Non sono indagato, così Franz Caruso, citato nell'ordinanza dell'inchiesta Cherunzia. L'avvocato penalista convoca la stampa per chiarire i contorni della vicenda. Il giorno dopo che la Corte d'Appello del Tribunale di Vibo ha annullato il fallimento della Gamma Oil, l'azienda convoca i giornalisti e annuncia pronti a ripartire, rabbia per una sentenza sbagliata. Interruzioni, lavori in corso, semafori, gallerie al buio e lunghe code, l'inferno della statale 107, la Silana Crotonese. Buonasera ad Anna Franchino e benvenuti a una nuova edizione in diretta del nostro TG. In apertura parliamo di sanità, il decreto del commissario Scura bocciato dalle strutture private accreditate. Domani il vertice a Roma, l'AIOP, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, chiede l'accesso agli atti, boccia il metodo del commissario e denuncia a Cosenza il deficit di 10 milioni di euro. Non ci sono più soldi, servizi a rischio per i cittadini, ma ci racconta tutto Rosalba Baldino, sentiamo. Oggi il vertice è riservato a Cosenza, domani la vertenza sanità privata si sposterà a Roma, sottotiro il decreto del commissario Scura di cui si contesta il metodo, perché se è vero che l'attribuzione del budget è di pertinenza regionale, la contrattazione sui territori è, o meglio dovrebbe essere, di competenza delle aziende sanitarie private, che in realtà il provvedimento avrebbe messo fuori gioco. È stata espropriata il potere, dovere delle aziende sanitarie di fare la contrattazione di secondo livello, quindi con le singole strutture. L'AIOP, di cui è presidente regionale Enzo Paolini, ha chiesto l'accesso agli atti per capire nel merito i criteri adottati. Di certo in provincia di Cosenza, dove operano ben 16 strutture private accreditate, i problemi, sono finiti i soldi, si ripercuoteranno sui servizi al cittadino. L'alternativa si porrà da domani per alcuni, quello di dire o facciamo pagare aggiuntivamente i cittadini se possibile, oppure dobbiamo fermare la nostra attività. Nella capitale si arriverà con un elenco di richieste e con i numeri da capogiro del deficit. A Roma porteremo le proposte di finanziare il servizio sanitario regionale con le somme relative con importi pari al fabbisogno delle singole territorialità. A Cosenza abbiamo un deficit sul fabbisogno, semplicemente quello erogato delle strutture private, di 10 milioni di euro, così come certificato dall'azienda sanitaria, non dall'AIOP. Contratti tempestivi, controlli rigorosi sulle strutture pubbliche e private per l'appropriatezza delle prestazioni e bilanci redatti finalmente in maniera seria secondo le norme del codice civile. Lo scontro sulla sanità, a dirla tutta, è politico. Il cortocircuito della comunicazione divide il commissario Scura e il presidente Oliverio. Quest'ultimo, proprio rispetto all'utilizzazione delle risorse alle strutture private, ha detto che sono in netta continuità con il passato. Il governatore gradirebbe discontinuità e più servizi scura.
cura va per la sua strada e mentre i due litigano le cliniche private arrancano. E a proposito delle cliniche private, la deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Salute e dell'Economia in merito al decreto del Commissario Scura sul budget 2015 per le cliniche private, per sapere se non ritengano opportuno revocare il decreto numero 80 del 2015 tramite il Commissario per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria. Il decreto, sostiene la parlamentare, è frutto di un metodo non condivisibile, le singole ASP sono state calpestate pur avendo un ruolo determinante nello specifico circa l'assegnazione dei fondi per le strutture private. Il fatto è molto grave, rivela una copertura politica del governo e una sorta di affinità elettiva dello stesso Dipartimento regionale per la tutela della salute. Oltre al caso in argomento c'è un problema politico enorme, Scura e il suo vice Urbani stanno mostrando una sistematica mancanza di concertazione passando sopra all'amministrazione della sanità calabrese. Il piano di rientro è una iattura perché la riorganizzazione dei servizi sta avvenendo a danno dei pazienti e degli operatori, secondo il solito paradigma del potere centrale, per cui la Calabria deve essere sempre ultima e serva. E ancora, rapporti sempre più tesi tra il governatore Oliverio e Scura. Il governatore appunto ammonisce, dice la sanità non si può appaltare neanche ai commissari. Marisa Fallico, sentiamo. La miglior difesa è l'attacco, un motto che il governatore sembra aver sposato in questa fase di evidente difficoltà e con più fronti aperti. In primis il duello a distanza, duro, durissimo con il commissario alla salute Scura sul contestatissimo decreto di assegnazione dei budget alle case di cura private. Oliverio non arretra di un millimetro, anzi. Registro che c'è una condizione grave che permane, anzi si aggrava. E questo non posso non registrarlo. E in secondo luogo in questo ambito vedo che c'è un continuismo nella utilizzazione delle risorse nella sanità privata, un continuismo che non va bene. E poi un avvertimento chiaro a Scura che sembra incurante delle critiche del Presidente. In qualità di Presidente della Regione pretendo che ci siano appunto la necessaria cooperazione. Perché la sanità non è stata appaltata a nessuno, sia esso commissario. Più cauto il governatore sul fronte politico e sui malesseri nella sua maggioranza dopo la nomina di una giunta tecnica e le amare esternazioni di Carlo Guccione, estromesso senza neanche una telefonata. Il Presidente, da politico consumato, sa bene che quando il fuoco cova è meglio buttare qualche secchiata d'acqua piuttosto che gocce di benzina. Ecco come liquida le fibrillazioni. Non c'è nessuna foschia, c'è un appunto qualche osservazione fatta da Guccione, fatta da pochissimi consiglieri che però non mettono in discussione il percorso che abbiamo intrapreso, anzi. Così come minimizza sulla incompatibilità del neo assessore all'economia Carmela Barbalace, dirigente del Dipartimento Agricoltura e prima grana per il nuovo esecutivo. Ammesso che un caso Barbalace ci sia, deve scioglierlo appunto Barbalace stessa e non è una cosa, come dire, straordinaria, perché credo che deve fare una valutazione lei stessa circa appunto le scelte che nel rispetto della legge si impongono. Cambiamo l'argomento, è stato citato in un'ordinanza della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ma non è indagato Franz Caruso, noto penalista cosentino, che ha chiarito in conferenza stampa i contorni della vicenda. Sentiamo. Io non ho paura perché sono senza macchia, e non devo difendere la mia persona, ma devo difendere l'onore di 8.112 persone che mi hanno dato il consenso nell'ultima tornata elettorale. Esordisce così Franz Caruso, noto avvocato penalista di Cosenza, citato nell'ordinanza dell'inchiesta a Cherunzia che il 7 luglio scorso ha portato in manette 7 persone accusate di far parte di un sodalizio criminale legato all'Andrangheta che avrebbe sostenuto l'ex assessore regionale Michele Trematerra, che risulta indagato. Uno degli arrestati, Angelo Gencarelli, secondo gli inquirenti avrebbe poi sostenuto alle ultime elezioni regionali lo stesso Franz Caruso, che non risulta invece indagato.
Caruso ha voluto tenere una conferenza stampa nella sede del PSI, alla presenza dei vertici cosentini del partito e di tanti simpatizzanti, e ha detto di aver parlato con i magistrati per dimostrare il suo disappunto per essere finito nelle carte dell'inchiesta e poi dato in pasto alla stampa. Gencarelli, dice Caruso, parlando da garantista, era da tutti considerato persona per bene. Io ho avuto contatti e sono stato votato e sostenuto da una ed una sola persona, Gencarelli Angelo, che fino a prova del contrario, se ancora nel nostro paese vige il principio della presunzione di innocenza, è una persona assolutamente incensurata. È un dipendente pubblico, dipendente della regione, distaccato al comune di Cosenza, è un esponente politico da sempre impegnato nelle istituzioni perché è stato per tanti anni, per più volte, consigliere comunale di Acri, era uno stretto collaboratore della struttura tecnica dell'assessore alla forestazione, all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria. Non era un soggetto sottoposto a misure di prevenzione. Io non ho avuto da Angelo Gencarelli nessuna richiesta di favori o di prebende. Mi ha solo chiesto di potermi votare, di potermi sostenere. Caruso sottolinea anche una strana coincidenza temporale con l'uscita di un sondaggio che lo vedeva possibile competitor di Mario Chiuto come sindaco di Cosenza alle prossime elezioni comunali, e che tutta la vicenda è venuta fuori proprio quando doveva essere fatta la nuova giunta regionale, e conclude così. Noi sappiamo, perché lo sappiamo tutti quanti, perché lo sanno tutti i calabresi, che se la mafia, la 'ndrangheta, ti vota, ti elegge, e io non sono stato eletto. Ed ora una notizia che arriva dal Catanzarese: il parroco di Caraffa del Bianco, Silvestre Ibara, di 37 anni, congolese, è stato aggredito nel corso di un incontro per discutere della festa patronale. L'aggressore sarebbe uno dei promotori della festa, contrariato per le difficoltà economiche legate all'organizzazione dell'evento. Ibara è stato ricoverato nell'ospedale di Reggio Calabria e i carabinieri hanno avviato le indagini. Il vescovo di Locri, Monsignor Francesco Riva, ha condannato l'episodio, ma c'è un ulteriore aggiornamento che riguarda la vicenda. Per il parroco appunto aggredito, i sanitari degli ospedali riuniti di Reggio Calabria stanno valutando la necessità di un intervento chirurgico a causa in particolare dei danni subiti dal sacerdote ad un occhio. Il vescovo Oliva, dopo essere stato avvisato dell'aggressione subita da Don Silvestre, si è recato a Caraffa del Bianco. Il presule si è detto preoccupato per un gravissimo atto di violenza compiuto nei confronti di un sacerdote venuto da lontano per porgere con amore il Vangelo nella nostra terra. Per il momento la cosa che conta più di ogni altra è stare vicino a Don Silvestre, ferito nel fisico e nell'animo, perché superi questo momento e guarisca presto. A lui va tutta la solidarietà del clero e della comunità diocesana. Secondo quanto si è appreso dagli investigatori, comunque alla base dell'aggressione subita dal sacerdote congolese non c'è alcuna motivazione di matrice razziale. Cambiamo ancora argomento. Il giorno dopo che la Corte d'Appello del Tribunale di Vibo ha annullato il fallimento della Gamma Oil, l'azienda convoca i giornalisti e annuncia pronti a ripartire, rabbia per una sentenza sbagliata. Sentiamo. La Corte d'Appello di Catanzaro restituisce dignità ad un'azienda e smentisce il Tribunale di Vibo Valentia che con insolita tempestività ne aveva dichiarato il fallimento mandando sul lastrico i proprietari e soprattutto 126 lavoratori. La vicenda della Gamma Oil di Rombiolo ha risvolti incredibili e paradossali in un territorio dove la disoccupazione è la regola, anche se oggi, inevitabilmente, il rilancio dell'azienda, malgrado la sentenza favorevole, rimane ancora più difficile. C'è più rabbia o più entusiasmo? Ci sono tutte e due. La rabbia è quella che ci sia stata una giustizia a quello che è la giustizia. E la volontà di ripartire è per dimostrare la nostra forza che ci ha sempre contraddistinto, perché io sono partito da zero creando un'azienda che oggi è in tutto il mondo e che praticamente ancora oggi possiamo dire la nostra. Una decisione che smentisce il tribunale, ma come è avvenuto tutto questo? Beh, senza dubbio una decisione che, al di là di smentire il tribunale e quindi la sentenza di primo grado, è una sentenza di corte d'appello che riabilita la Gamma, riabilita il lavoro fatto negli scorsi mesi,
fatto dal management della gamma, nel redigere un piano concordatario ed un piano industriale che aveva in sé le capacità, la forza ed i presupposti che oggi sono stati validati dalla sentenza di Corte d'Appello. Erano presupposti forti sotto un profilo finanziario, economico, giuridico e anche di fattibilità concreta di un piano industriale volto al risanamento dell'azienda, volto a consentire da un lato alla società di poter pagare i propri creditori, in primis i lavoratori, e dall'altro di mantenere un livello occupazionale che con forza e con assoluta decisione il management voleva mantenere in seno alla società e in seno al complesso aziendale. Ed ora spostiamoci a Cosenza, dove il segretario nazionale di Scelta Civica e sottosegretario all'economia Enrico Zanetti ha parlato del futuro della formazione politica, del rilancio del paese e del ruolo del partito nelle prossime competizioni elettorali. Sentiamo. Serve innanzitutto trasparenza, intransigenza nella costruzione delle liste. Noi abbiamo un codice deontologico che da questo punto di vista è estremamente stringente. Non è necessario essere tra il delirante, il populista e l'antieuropeista per essere persone serie e trasparenti. Si può esserlo anche mantenendo la barra dritta però sulla responsabilità di governo. Una ripresa economica è in atto, è importante stabilizzarla. Chi però promette terapie shock tendenzialmente di solito poi produce proposte sciocche. È evidente che non ci sono ricette magiche, non esistono gli uomini della provvidenza, non lo fu Berlusconi, non lo è nemmeno oggi Renzi, non lo sarebbero in un futuro Salvini o Grillo. Ci vuole serietà, determinazione e tanta anche onestà nel gestire la cosa pubblica. Una riduzione delle tasse, questo governo ha iniziato ad attuarla con i famosi 80 euro e con la riduzione di 5,5 miliardi dell'IRAP per le imprese con un alto costo del lavoro, effetti che si vedranno e si stanno già vedendo, ma si vedranno nel medio periodo. Per quanto riguarda la legge Fornero, non vi è dubbio che una maggiore flessibilità in uscita debba essere introdotta, ma deve essere anche una flessibilità in uscita, come dire, che viene pagata da chi decide liberamente di avvalersene. Non possono essere scaricati oneri sulla fiscalità generale perché andrebbero a carico di chi lavora e produce. Noi abbiamo bisogno di chi lavora e produce anche per pagare le pensioni. Il ruolo di Scelta Civica dentro il governo è quello di farsi portavoce anzitutto dei ceti produttivi, di chi ancora con difficoltà in un paese complesso crede che sia possibile fare impresa, e tenere la barra al centro sulle politiche per la creazione di ricchezza in un paese in cui tutti parlano sempre solo della sua distribuzione, dimenticandosi che prima va creata. In vista del 2016, dell'amministrativa 2016, Scelta Civica sarà presente in tutti i principali comuni con delle liste che però non recheranno il suo simbolo, ma recheranno un simbolo nuovo con la possibilità di aggregare oltre il perimetro di Scelta Civica, e la formula che noi riteniamo più corretta da questo punto di vista è quella di cittadini italiani. Ed ora una notizia appena battuta dalle agenzie. La commissione disciplinare del CSM ha revocato le sanzioni comminate nel 2009 all'allora procuratore generale di Catanzaro Enzo Iannelli, riconoscendo la correttezza del suo operato in relazione allo scontro con la Procura della Repubblica di Salerno sulla vicenda della titolarità dell'inchiesta Why Not riguardante i presunti illeciti nella gestione di fondi comunitari, statali e regionali. Per Iannelli fu disposto all'epoca il trasferimento d'ufficio, il procedimento disciplinare nei confronti dell'ex procuratore generale di Catanzaro, andato in pensione da 2 mesi, scattò a causa della decisione adottata all'epoca da Iannelli di adottare un provvedimento di controsequestro in risposta al sequestro del fascicolo dell'inchiesta Why Not adottato dalla Procura della Repubblica di Salerno, che rivendicava la titolarità dell'indagine. Adesso parliamo di viabilità, perché interruzioni, lavori in corso, semafori, gallerie al buio e lunghe code, l'inferno della statale 107 Silana Crotonese. Gianluca Pasqua. Tra il mare e la Sila c'è la statale 107, una cinquantina di chilometri e qualche interruzione di troppo. La protesta corre sui social network, dove diversi viaggiatori hanno postato foto di lunghe code ai semafori posti sul tracciato dell'importante arteria. I cittadini e i vacanzieri si chiedono quale sia la ratio che porta l'ente gestore delle strade a concentrare la maggior parte dei lavori di manutenzione in estate. Percorriamo la statale partendo da Rende in direzione Paola. Dopo qualche chilometro, quando siamo in prossimità del valico della Crocetta, ci imbattiamo nella segnaletica che annuncia lavori in corso, code e la presenza di un semaforo. A 600 metri di distanza dalla galleria, la prima sosta forzata. Dopo qualche minuto di attesa ripartiamo lentamente, ma la coda è troppo lunga e non facciamo in tempo a passare con il verde.
Qualcuno fa il furbo contando sui tempi medi di percorrenza della lunga galleria e quindi sull'intervallo tra i due semafori. Noi, insieme a chi ci precede, rispettiamo l'alt e attendiamo pazientemente. I minuti scorrono sotto il sole cocente. 5, 8, 10. La sosta è interminabile. C'è chi arriva in moto, scende e fuma una sigaretta per ingannare il tempo. In fila ci sono pendolari, turisti, anziani e giovani. Le lamentele sono comprensibili. Ce ne siamo resi conto ieri che siamo già ripassati. Situazione difficile in questo caldo? Ma tremenda. Più che difficile è vergognoso, perché smettono di lavorare il pomeriggio alle 4, quando una cosa del genere potrebbero lavorare benissimo 12 ore al giorno. E quindi terminare prima i lavori? È ovvio. Qualcuno dice, perché non parli d'inverno quando c'è un traffico meno sostenuto? Quello non si sa, perché può darsi pure che i finanziamenti l'hanno avuti ora, però almeno lavorare 12 ore al giorno e non nelle 6 ore normale. Andiamo bene. È uno schifo. Perché è uno schifo? Perché sono lavori che andrebbero fatti in altri momenti, magari d'inverno, ma anche un orario un pochino diverso, magari più presto la mattina. Finalmente il verde si riparte e il mare non è più un miraggio. Nella direzione opposta la situazione non è molto diversa. Da settimane si sta lavorando su viadotti e nelle gallerie. La prima interruzione che troviamo è nei pressi della galleria Ventulilla, che evidentemente ha bisogno di un restyling. Il personale dell'ANAS sventola le bandiere rosse e orchestra il primo senso unico alternato del nostro viaggio. Non finisce qui. Più avanti un altro semaforo e un'altra coda. Non è l'ultima, ci dicono, ma noi ci fermiamo qui. Per oggi può bastare. E torniamo sull'inchiesta Rimborsopoli e sul caso del senatore Bilardi, accusato appunto di peculato e falso nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria sulla gestione dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari alla Regione Calabria. Il senatore di Nuovo Centrodestra Giovanni Bilardi, per il quale la Giunta per le immunità del Senato si riunirà domani per iniziare la discussione se autorizzare la richiesta della Procura di procedere all'arresto ai domiciliari del parlamentare. Bilardi, che è indagato insieme ad altri 26 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali, è coinvolto nell'inchiesta in qualità di capogruppo della lista Scopelliti presidente nel periodo tra il 2010 e il 2013, presi in esame dai magistrati. Secondo l'accusa, Bilardi si sarebbe appropriato, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo e comunque sostenendo spese in realtà risultate avere finalità private, in ogni caso non ammissibili al rimborso, di circa 340.000 euro. Poi ovviamente ci sono i particolari di queste spese, ma a Bilardi i magistrati Regini contestano tra l'altro l'acquisto di porcellane per 800 euro, di una penna, gioielleria, di un iPad. Agli atti dell'inchiesta c'è anche un video che ritrae Trapani mentre porta in consiglio regionale un televisore, episodio verificatosi poche ore dopo l'interrogatorio cui Bilardi fu sottoposto il 24 giugno del 2013. Il sospetto degli inquirenti è che il televisore fosse stato acquistato ai fini privati e che solo dopo essere stato oggetto dell'interrogatorio Bilardi abbia incaricato Trapani di riportarlo in consiglio. Nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza presentata dai difensori del senatore per chiedere la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP nell'ambito dell'inchiesta. Nella sala nuova della provincia di Cosenza è stato rinnovato il patto di amicizia tra i comuni di Castrolibero, Rende, Marano Marchesato e Marano Principato e la città di Kenosha, comune negli Stati Uniti d'America nello stato del Wisconsin. Sentiamo. A Cosenza è stato rinnovato il patto di amicizia con la città di Kenosha, comune degli Stati Uniti dello stato del Wisconsin. Un gemellaggio siglato già dal 2004 con i comuni di Castrolibero, Rende, Marano Marchesato e Marano Principato, per volontà dell'allora sindaco di Castrolibero Orlandino Greco e del senatore Renato Turano. Una delle ragioni che abbiamo scelto Kenosha è perché rappresenta tutti gli italiani emigrati intorno all'Università della Calabria. E l'Università della Calabria per i giovani, perché è il nostro futuro e i giovani saranno quelli che formeranno un network professionale tra di loro, che non è solamente per salutarsi e dire io sono italiano, eccetera, ma è di cercare di creare lavoro, cercare di creare delle relazioni fra di loro che dureranno per sempre. Tra l'altro abbiamo l'anno prossimo la possibilità di avviare questo programma sul 600 anni di San Francesco di Paola,
che ci consente di attrarre, questo è un programma anche di investimento e di sviluppo nel nostro territorio, molti turisti e molti fra questi quelli che sono andati via e che vogliono ritornare. E stiamo organizzando un programma che promuoveremo anche nelle associazioni di calabresi nel mondo. E oggi per esempio siamo qui in una città dove il 30% vicino a Chicago, la città di Kenosha, di cosentini, addirittura una piazza davanti al municipio è stata intitolata alla città di Cosenza, e questo ci rende orgogliosi perché questa nostra identità si trasferisce e diventa più forte anche in quei luoghi lontani e che riportano i nostri valori. Il protocollo, fondato sul valore dell'amicizia, promosso in partenariato con la Calabresi in America Organization, con la Camera di Commercio di Chicago e con l'Università del Wisconsin, si avvale della collaborazione dell'Università della Calabria e dell'Associazione Mariano Turano. E mentre il Crotone, parliamo di sport, ha iniziato la sua preparazione, Crotone che milita nel campionato di Serie B, in Lega Pro la Regina non si iscrive al campionato. Dopo 30 anni di partecipazione ai campionati professionistici di Serie A, B e Serie C, non si iscriverà al prossimo campionato di Lega Pro, lo annuncia la società in un comunicato pubblicato proprio sul sito. Dopo 30 anni di straordinari successi, è scritto nella nota, oggi non siamo stati nelle condizioni di perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato. In tutti questi mesi abbiamo cercato in Italia e all'estero, tra critiche poco sensibili al futuro della squadra, di fornire nuova linfa agli assetti societari. Abbiamo contattato, abbiamo discusso con molte persone, Mimmo Praticò e altri professionisti del territorio, che ringraziamo per la disponibilità all'ascolto nei confronti della Regina e della città, senza riuscire a varare una compagine sul piano sportivo in grado di affrontare con assoluta tranquillità il prossimo campionato. Forse, conclude la Regina, più coraggio e qualche sacrificio da parte di altri imprenditori avrebbero potuto evitare questo amaro epilogo per il club. Ma c'è anche un altro aggiornamento che riguarda questa notizia. Dopo 30 anni appunto di straordinari successi, oggi non siamo stati nelle condizioni di perfezionare l'iscrizione. Inizia così, come abbiamo appena letto, il comunicato con cui la Regina saluta il calcio professionistico dopo la mancata presentazione della fideiussione necessaria per l'iscrizione in Lega Pro. In tutti questi mesi abbiamo cercato in Italia e all'estero, questo l'avevamo già letto prima, forse più coraggio e qualche sacrificio, lo ribadiamo, da parte di altri imprenditori avrebbero potuto evitare questo amaro epilogo per il club calabrese. Bene, questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, ringrazio Michele Cava in regia e Giuseppe Costanzo in messa in onda e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il meteo vi è offerto da... Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Su gran parte dell'Europa centro-meridionale continua il dominio pressoché incontrastato dell'anticiclone azzorriano, il quale garantisce anche sulla nostra regione tempo bello e mite. Da giovedì poi, l'affondo di una seccatura in pieno Atlantico favorirà la risalita di un imponente promontorio subtropicale, che apporterà gran caldo, anche afoso, almeno per tutto il fine settimana. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi appuntamenti. Nel frattempo diamo uno sguardo alle previsioni del tempo sulla Calabria per le prossime 48 ore. Mercoledì, sereno poco nuvoloso al mattino. Dal primo pomeriggio, sviluppo di nubi cumuliformi con possibilità di qualche isolato e breve rovescio sulle zone montuose. Temperatura in ulteriore aumento. Analizziamo adesso lo stato di mari e venti. Mercoledì, mari poco mossi. Venti di brezza deboli sul Tirreno. Dai quadranti settentrionali deboli su Ionio. Temperature superficiali dei mari, 28 gradi il Tirreno, 27 gradi lo Ionio. Sul nostro sito internet www.meteoincalabria.it e sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria potrete trovare ulteriori approfondimenti e notizie in tempo reale sulle condizioni meteo, nonché informazioni sui nostri servizi a privati, aziende agricole e strutture ricettive. Bene, la puntata odierna termina qui, arrivederci al prossimo appuntamento.